doesn't sleep tonight. Buongiorno. Buongiorno amore, riparto con un filtro perché sono terribile. Ora apro le finestre, sono quasi le 10, devo iniziare a lavorare. Mi preparo un minimo perché non mi va di lavorare in pigiama, perché ieri il mio pigiama era... Oggi sto proprio in pigiama e non mi va, voglio stare un minimo carina. Mi faccio un caffè e parto a lavorare. Ok, mi sono preparata. Sto ancora un po' sonnata, ma vabbè. Ho messo il mio maglioncino, anche il braccialetto. Sono struccata, però volevo farmi un minimo carina. E adesso ho tutto qua pronta per iniziare. E guardate mamma che mi ha lasciato. Se lo togliamo. Ta-da! La colazione è bella bella. Sono happy. Allora, amori, sto lavorando. Sono le 11:19, ho iniziato da un'ora. E la situazione è un po' questa, sto tipo in un momento di pausa perché ho finito tutto quello che dovevo fare e mi deve essere detto quello che devo fare nel caso io abbia finito la mia quota giornaliera, cioè quello che dovevo fare. Poi ho altre cose scritte qua che sono persone che devo chiamare a determinati orari, sì, molto seria, professionale, e le devo chiamare verso le 12, 2, 5, 6... Quindi la situazione è un po'... E mo che faccio? E quindi aspetto che dai piani alti, quindi ho scritto alle persone che mi devono illustrare e aspetto che mi rispondano e poi eventualmente quando mi rispondono capisco un po' cosa devo fare perché ho un'altra lista che è qui. Però devo capire se posso iniziare a lavorare su questa o no. Devo aspettare appunto direttive. Volevo insomma un po' dirvi come sta andando la situazione. Io ho fatto colazione. Mi sono vestita un po' più carina perché ieri sono stata tutto il giorno in pigiama e mi sentivo un sacco strana, nel senso ero troppo non preparata, mi dava tipo fastidio. Vabbè, mi sono messa anche il bracciale così suono, proprio una cosa che mi piace, proprio mi piace, mi rilassa un botto sentire il bracciale che suona, fisse mie. Niente, quindi adesso sto un po' in una situazione di stand-by, aspetto un secondo. E ho sistemato un po' le cose mentre aspettavo, quindi ho proprio fatto tutto per ora. Quindi aspettiamo solamente le direttive. E ho detto che cosa posso fare ora che devo ancora aspettare. Parliamo con i miei amori. E ho messo il primo vlog, si è caricato all'incirca un'oretta fa. Io stavo lavorando, quindi non ho visto quando proprio si è caricato. E ci hanno pensato tutte le persone nei commenti che scleravano, quindi voi, grazie, anche Giulia che è la mia tigrottina numero uno, e che avete sclerato per il primo vlog e sono tanto contenta che li aspettavate così tanto impazientemente, qui c'è l'albero, e perché anche io, proprio anche io, quindi sono contenta e non vedo l'ora di farvi vedere questa giornata. Pappa bella natalizia, grazie mamma. Bene, dato che sono in pausa pranzo, ne approfitto per aprire il mio calendario dell'avvento. Quindi, che bello quando apro i calendari, mi caso sempre un sacco. 2, eccolo qua. Apriamo il 2, vediamo cosa c'è. Ah, questa foto! Era ottobre dell'anno scorso. Sì. Eravamo a Cinecittà World. Ah, e qui abbiamo un mini Kinder Bueno. Ah, raga, adoro. Ok, bellissimo. Sto amando questo calendario dell'avvento. È ufficiale. Intanto sto qui con altri numeri da chiamare. Il copione, che in realtà già mi sono imparata a memoria. E poi i rinforzi. Cioè, la pizza con la mortadella, nonostante ho già mangiato. E qui ho già fatto fuori un mandarino. E qui ce ne sono altri due. Qui ho bevuto, nonostante ho mangiato, ho rinforzi, poi ho acceso le luci perché mi piace proprio l'atmosfera che danno. E nulla, adesso continuo a lavorare perché ho degli appuntamenti fissati per quest'ora qua, quindi a dopo. Saluta amore, a proposito di Vlogmas. Ah, non ce l'aspettavo. Sto facendo la videochiamata con Giulia con questo telefono, che è il mio vecchio telefono, ping. E intanto stavo lavorando, adesso ho finito la prima fase, quindi mentre aspetto che mi dicono qualcos'altro da fare, parlavo con Giulia. Ciao patata!
sai che ti amo? Ciao. Anch'io. Ma. Ok. Io non mi ricordo più. C'è un lab molle qui, quindi. No, sì, è re questo. Ehi. Ehi. Vai. Sei proprio brava, amore. E dai. L'outfit con le jeans nuovi che sono una figata, questo rodino, penso anche l'ombrello perché in dubbio. E comunque è stato bello perché oggi ho lavorato tanto, ma ho avuto anche tante pause, perché sì, oggi era una giornata diciamo più tranquilla delle tre, il mercoledì è un po' più tranquillo, quindi ho meno persone da chiamare, meno cose da fare, ho più pause, e durante le pause parlavo con Giulio perché l'ho videochiamata, e boh, è stato molto molto carino, mi è piaciuto e... è sempre bello stare in compagnia sua. Ora sto andando da Vale, sto a 5 minuti con lei e poi viene Chiara e scendiamo sia io che Vale, andiamo insieme a Chiara che l'accompagniamo a fare delle commissioni. Okay. Io, così stiamo un po' insieme, insomma, perché non le vedo da Chiara addirittura una settimana, Vale da... mi pare... Vale da quanto che non le vedo? Anche lei una settimana, quindi... così. Guardate chi c'è! Ho iniziato il vlog, ma s'amore! Sei Oddio. Contenta? Ma perché? Sei contenta? Sì, dai. Sei contenta, vero? Sì. No, ma tutto bene, ragazzi? Oh mio Dio. Ragazzi. Ciao, eh? Ciao. Non riesco a uscire. Aia. Ma che parto? È il vlog. Comunque raga, dato che noi siamo ragazze che hanno proprio voglia di fare cose. Sì, io pure. Abbiamo voglia di fare cose meravigliose. Ah no, Chiara, veramente cado. Andiamo a fare spesa perché noi ci perché ormai siamo delle ventenni, siamo vecchie. Mamma mia. Questo è l'entusiasmo. Giù dai cassetti. Giù. Carrello, questa luce. Chiara, non hai capito? Una tiene il carrello e una legge il terreno. Che fai, denti legge? Io voglio il carrello. No, ma più grosso di te. Raga, quelle coglione si sono lasciate. Eccola, infatti. Lo sapevo. Oh, ci divertiamo a portare le buste, raga. Oddio. Okay. Ci avevo pensato. Andiamo a qualcuno. Ma non ho idea di quanto è ricca questa cosa. Sì, è molto utile. Brava. Io con la mia bustina adorabile. No, vai. Tira da davanti. No, e brave, okay. Forza, forza, brave. Allora, sono tornata a casa, come si vede da... da rossetto, grazie alla mascherina e grazie anche che ho mangiato, quindi è per questo. Comunque, date che roba, sono tornata a casa, volevo dire solo questo. Tra un pochino mi impigiamo allegramente e poi faccio la diretta con Giulia. Prima di lavorare ti sei dimenticata questo. Giusto. No, non sono stata a dire tutto. Se devo stare a dire tutto qua devo fare un video. Quel video è lungo 17 minuti e 42. Ieri, l'altro ieri mamma ho perso l'aereo con Giulia. E l'altro ieri ancora Elf.
Alleluia. Posso essere vostra amica? Giulia con i video di Ele, I'm obsessed. Non è vero, cioè, li stavo guardando anche prima di entrare in live, per questo che ho fatto un po' di ritardo, dovevo finire di vedere un tuo video. Oh, tu, allora. Ma No, non li sai, qui ti stanno correggendo tutti. Ho invertito due cifre, dai, ero lì più o meno. Perché quando va a ballare con il dito fa così. Elena in quarantena mi stavi antipatica. Oh, vedi? Adesso è una tua fanpage. Allora, tigrottine e tigrottini, vi lascerò qualche clip al volo perché ho fatto una diretta con Giulia e con le ragazze, con il fandom, ed è stato davvero molto bello. Mi sono fatta anche sto tubetto con due ciuffi davanti, mi piace da impazzire. E nulla, adesso vi faccio, mi sono messa la felpa e il pigiama e adesso mi sono fermata qua perché sto morendo di sonno, ma non potevo andare a dormire senza prima farvi l'angolo di Furlan, come promesso. Quindi adesso sto qui che stavo già davanti al computer, quindi ne ho approfittato, ho preso le domandine e mi guardo qualche domanda e rispondo. Tanto i commenti sono stupendi, ragazzi, grazie, grazie, grazie del supporto. Ora, se potessi vivere, bellissimo, di Vincenza Trunfio, se potessi vivere 150 anni, preferiresti arrivare con la mente o con il corpo di un trentenne? Se potessi cambiare qualcosa della tua persona, cosa sceglieresti? Ti saluto e ti mando un bacio. Un bacio, Vincenza. Non vi preoccupate, risponderò a varie domande. Magari per alcune domande belle e ampie mi prenderò un pochino più di tempo per rispondere, per altre tante domande invece, se sono un po' più brevi da rispondere, risponderò appunto a di più. Scusate, sono stanca, vado a rallentatore, però vabbè. E se non rispondo eventualmente in un vlog, ma se non vuol dire che anche all'altro non risponderò, perché appunto risponderò il più possibile. Scrivetemi infatti qua sotto nuove domande per l'angolo di Furlan. Rispondiamo a Vincenzo. Allora, cara Vincenzo, se potessi vivere 150 anni, preferirei arrivare con la mente o con il corpo di un trentenne? Sinceramente io credo che la mente di un trentenne può essere sì sviluppata, ma magari con gli anni può svilupparsi sempre di più. Quindi per una questione proprio del fatto che io amo la vita e arrivato a 150 anni stai male, per quanto puoi amare la vita, se arrivi a una somma del genere, ma a 150 anni chi ci arriva? Però anche se arrivi a 100, che ce lascerei la firma, comunque ci arrivi stando con gli acciacchi, e non sempre, so di persone che arrivano a 100 anni bene. Però, insomma, è inevitabile che potresti avere tanti acciacchi. Quindi assolutamente con il corpo di un trentenne mi piacerebbe avere 150 anni, ma stare comunque in forma. Poi per la mente mi va bene anche una mente un po' più sviluppata di 30 anni, quindi assolutamente corpo. Mi piace. Cioè, immaginatevi di essere saggi, ma con un corpo ancora arzillo, come se foste dei ragazzi. Cioè, adoro. Poi ho adorato anche questa domanda. Bella, mi piace. Anzi, più particolari sono tipo questa, più mi piacciono, quindi continuate così. Poi, se potessi cambiare qualcosa della mia persona, che cambierei? Cosa cambierei? Cambierei il fatto di essere molto... quando tengo una persona io divento molto mamma, molto apprensiva a livelli estremi, a mio parere, da quello che noto, pesanti, e le persone a volte non lo notano. Tra l'altro, raga, ho fatto shopping, ho preso delle patatine buonissime da Breezer tutto oggi con la mia amica, l'ho accompagnata a fare shopping e ne ho approfittato, e l'ho fatto un po' anche io. Comunque, stavo dicendo, focus Elena, focus, concentrazione. Onestamente, sì, questa parte apprensiva è bella, ma è troppa, quindi cercherei di diminuirla un po' perché diventa stressante a lungo andare, sono veramente troppo apprensiva. Questa cosa piace alle persone, ma io noto che è pesante, quindi proprio per una questione che mi vedo pesante, preferirei cambiarla, ma fa parte di me. Questo lato di me, ecco, sì, assolutamente. E poi nulla, ti ringrazio Vincenzo Trunfio perché queste domande sono pazzesche, continuo a farmele perché adoro. Stai a Lisbona 77, ciao, un bacio amore.
mi chiede che lavoro faccio e è un po' lungo da spiegare, quindi magari ve lo spiegherò più in là perché ho appena iniziato e preferisco spiegarvelo più in là, ma è un lavoro di un ambito, per spoilerarvi e dirvi almeno un po', che mi piace, è un ambiente che mi piace, mi è sempre piaciuto, ho sempre amato e apprezzato. Mai così tanto spirito natalizio, come farselo venire? Perché io non ho nemmeno un po' da quando mio nonno non c'è più. Primo cara, capisco cosa provi, se vuoi parlare con me in privato o anche su direct su Instagram io ci sono, perché ci sono passata e è brutto quando una persona che amavi tanto, con cui passavi le feste natali, non c'è più. È pesante, ti capisco. Però la cosa che devi pensare è che quella persona vuole vederti felice, assolutamente, soprattutto se un nonno o una nonna vuole vederti felice, sempre e comunque. Vuole vederti sorridere e stare bene con la tua famiglia, come lei avrebbe voluto, lui avrebbe voluto, assolutamente. E poi, anche se non lo vedi, lui è sempre con te, lo senti, io sono sicura che lo senti perché c'è, lui è con te e passerà anche queste feste con te. Non lo vedrai, ma ti assicuro, piccola, che ci sarà. Perché io, le mie nonnine, mia zia e anche il mio cane, che non ci sono più loro, li sento sempre con me. E non lo dico così per dire o per farti stare meglio, ma ti assicuro che è la verità. Sono una persona molto sincera, se non le penso le cose non le dico. E questa la penso con tutto il cuore perché ci cresco continuamente con questa sensazione bellissima, forte, proprio che esplode dentro di me. Io li sento con me sempre e soprattutto durante le festività tu non li vedi, ma ci sono, te lo posso assicurare. E quindi come ho tutto questo spirito natalizio? Ecco, proprio da mia nonna, che l'ha trasmesso a mia mamma, che mia mamma con la sua gioia estrema, mia mamma è tutta la mia vita, mia mamma è me, cioè io sono uguale a lei, ha uno spirito natalizio che mi ha trasmesso e inculcato da quando ero piccola. Fatto sta che ce l'ho perché per me è la festa più bella dell'anno, più gioiosa, più colorata e soprattutto in questo periodo un po' di merda per l'Italia e per il mondo. Ci serve una festa del genere, la festa del Natale, perché tra le lucine, le canzoni, gli addobbi, tutte le luci, tutti i colori, proprio nel nostro corpo è psicologico, ci rende più felici, più leggere e credo non ci sia periodo migliore del Natale, proprio. Poi io sono anche cristiana, quindi per me il Natale ha anche un valore religioso fortissimo, perché appunto è la festa più, una delle feste, se non la festa più importante della religione, quindi ho anche questo valore che ce l'abbino, che mi amplifica anche ancora di più. Mamma, principalmente grazie a mamma che me l'ha inculcato da piccola, io lo continuo ad accrescere con la mia crescita e c'è sempre stato, anche crescendo io non perdo le mie abitudini natalizie e anzi crescendo ho avuto l'opportunità di avere più libertà che da piccola non potevo avere per ovvi motivi perché ero piccola, quindi di fare shopping natalizio da sola con le mie amiche, di andare a bere la cioccolata calda con le mie amiche, con i miei amici, di addobbarmi la camera a mio piacimento, di farmi un albero e tante cose che vi giuro mi rendono proprio, ah, cioè io quel Natale sto proprio a 2000 e non c'è festa più bella, io vorrei che fosse sempre Natale. Io ho un amore spropositato per questa festa, spropositato. Quindi spero di inculcarvelo anche a voi per quanto posso con i miei vlogmas, dove vi mostrerò e cercherò di darvi tutto il mio spirito natalizio qua dentro, fuori a voi, proprio ve lo dono, senza privarmene, ma donandolo anche a voi. E quindi sì, spero tanto di aiutarti io e vedrai che comunque crescerà dentro di te, perché è Natale e il Natale è Natale. Altra domanda molto bella che mi sento di rispondere sempre di lei è come ti senti in questo periodo così brutto. Come tutti gli italiani mi sento che il Natale mi aiuterà, perché mi aiuta tanto, proprio con lo spirito, la gioia e l'armonia generale, proprio dentro il corpo, io ve l'assicuro sto benissimo a Natale. Come mi sento? Mi sento come tutti, molto stressata dalle cose che purtroppo siamo limitati a fare, non possiamo, vuoi o non vuoi, per questo Covid. Mi sento tanto, molto spesso, adesso per fortuna questo periodo si è annullato completamente perché ho la fortuna di avere al mio fianco persone che mi fanno sentire stramata, mai sola e che mi distraggono tanto, quindi il mio pensiero va verso le persone che ho al mio fianco ultimamente, la mia famiglia con cui ho un rapporto nutro, un rapporto ottimo
i miei amici che ho conosciuto, pensate, durante la quarantena a distanza, il mio fandom che sono la mia vita, la mia seconda famiglia, e il mio lavoro che mi sta aiutando tanto, e le persone che ho incontrato in così poco tempo mi stanno dando tanto a livello lavorativo ma anche umano. E voi di YouTube, voi di TikTok, perché so che molte persone mi seguono su TikTok e mi hanno seguito anche su YouTube, quindi voi anche di TikTok, capite? E queste persone mi aiutano proprio a non pensarci, cioè io parlando con queste persone mi sento come se non, il Covid non esistesse, stando a casa, poi ovvio si esce la mascherina, vuoi o non vuoi, vedi che c'è. Però è proprio tutto diverso, lo vivevo male e all'inizio lo vivevo, soprattutto nei primi periodi, nel periodo della quarantena ad aprile, come un apocalisse zombie, cioè io uscivo di casa a portare il cane, perché sì, dovevo prendere un po' d'aria, portavo il cane, cioè assolutamente, almeno quello si poteva fare, ovviamente, ma non metto in discussione la quarantena, ma lo portavo sto cane, capitemi? Prendo un po' d'aria, mi serviva, stavo iniziando a soffrire di attacchi di panico, mi sentivo, ah, perché era una cosa nuova e... aiuto stressante a livelli estremi. Se non ci fossero state le amicizie a distanza, TikTok, quello che ho costruito, quello che ci siamo costruiti a vicenda, sarei stata malissimo. Però per fortuna ho avuto l'opportunità, ho avuto l'opportunità di conoscere persone meravigliose che mi hanno arricchito tantissimo, mi hanno fatto sentire bene in un periodo in cui bene nessuno stava. E uscivo di casa, vi ho detto, col cane, vedevo le persone con la mascherina che non eravamo abituati a vedere, era tutto così nuovo, mi sembrava un apocalisse zombie, un film apocalittico, e non sembrava reale. Poi quando inizi a vederlo come la normalità, lo assorbi meglio, e ho avuto la fortuna di non avere persone vicine affette, quindi sicuramente l'ho vissuto in maniera, per fortuna, più distaccata rispetto a tanti altri che l'hanno vissuto in maniera drammatica, e quindi ho avuto questa fortuna, grazie a Dio. E però insomma lo sto vivendo un po' come tutti gli altri, posso dire che ultimamente lo vivo meglio perché ho la fortuna di avere persone che mi distraggono tanto. E niente, non è una domanda, ma vorrei avere il tuo spirito natalizio, vorrei avere tanto la tua spensieratezza. Sei sempre felice e trasmetti felicità, e la tua voce mi rilassa tanto, grazie. E adoro il fatto che mi dite con una bella voce, che io non notavo, non lo sapevo, perché quando tu la hai non ci fai proprio caso se è bella o brutta, non ci pensi perché è la tua, e me lo state facendo notare voi sempre di più, quindi grazie, perché non lo sapevo, cioè non ci ho proprio mai fatto caso. E grazie per lo spirito natalizio e la grande felicità che trasmetto, e è proprio quello che voglio fare, infatti non sai quanto mi rende felice questo commento. Dai, che sono sentimentale, oggi mi sta pure arrivando il ciclo, quindi proprio mo piango, esplodo, lacrimoni, il fiume faccio in casa, in camera. E vi posso dire che, ti posso dire a te principalmente, cara, che è quello che voglio fare, darvi felicità e gioia come voi la date a me, perché anche io ai miei momenti no, assolutamente, perché sono umana, e voi mi date tanta gioia e mi fate stare sempre tanto tanto meglio, me li migliorate parecchio, quindi voglio fare lo stesso con voi e trasmettere la mia solarità, perché sì, sono una persona solare, a voi, perché meritate di essere sempre felici, detto proprio col cuore. E la tristezza non ci piace, perché è già triste il periodo, quindi noi siamo felici e positive, va bene? Va bene. E niente, ti amo tanto e ti trasmetterò tutta la spensieratezza e la gioia del mondo, perché lo meriti, sei una ragazza adorabile e lo meritate tutte voi. Vi amo, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Qua da Elena è tutto, un bacio grande. Ciao amori miei, al prossimo vlogmas.